la Lilù ha un video speciale per te. Potrai vedere Ladybug crescere. L'argilla da modellare si trasforma da palla in una vera creatura magica. Kwami, benvenuta nel nostro mondo. Dipingi di rosso. Disegna gli occhi azzurri. Ora voliamo! La molla si è piegata e la magia ha creato una ragazza. È Marinette. Il Kwami incontra la bambina per la prima volta. Hai dei superpoteri? Presto vivrai tante avventure. La bambina dorme tranquillamente. E il Kwami finge di essere una sveglia. Ehi, svegliati! Tiki ha creato un'intera piramide. Ora Marinette può uscire dalla culla. La mamma ha lasciato un pacchetto di M&M's. La bambina non riesce a raggiungerlo, ma Tiki l'aiuta. Ma come hai fatto? Li avevo lasciati in alto. Oh, piccola peste! Una montatura di plastica divisa a metà. Tieni il cerchio. Questo dettaglio in plastica tornerà utile. Al centro ci sono una vecchia gomma, un paio di anelli e degli spiedini di legno. Abbiamo realizzato un pezzo intero. Dipingilo di rosso e aggiungi pua. È arrivata una coccinella. Buon segno! I girelli possono aiutarti a muovere i primi passi. La mamma ha una sorpresa. Tesoro, sei pronta a giocare da sola? Here you go. Prendi questo girello. Puoi fare un giro per casa e io riscalderò il pranzo. Ok. Marinette è entusiasta della possibilità di correre da sola. Wow! Wow, quando ti sei tinta i capelli? Marinette è cresciuta un po'. Riconosciamo i suoi occhi. Abbiamo realizzato dei pezzi di tessuto rosso. Una tuta fatta con ago e filo. Aggiungi pua. Abbiamo realizzato le antenne con uno scovolino. Perché mi piacciono così tanto le coccinelle? Volete giocare a nascondino? Grande idea! Io conto! Let's go. Conta fino a 10. 5, 4, 3, 2, 1, Le sue amiche si sono nascoste. Huh? Sta arrivando! Oh, eccoti qui! Mary è stata trovata subito. Ma dove è andata Marinette? Abbiamo guardato ovunque. Hey. Guarda, c'è qualcosa di rosso dietro il letto. Ma è solo tessuto. C'è una coccinella sul divano. Vuol dire che Marinette deve essere nelle vicinanze. Eccomi qui. Wow, sei bravissima a nasconderti. È stato fantastico. Giochiamo ancora. Una nuova bambola sta per cambiare look. Wow. Tiki ha trovato degli orecchini rossi magici. Marinette, prendili. Adesso sono tuoi. Dopo averli indossati, sente uno strano potere. La trasformazione è iniziata. Una maschera appare sui suoi occhi e il suo vestito è stato sostituito da un costume da supereroina. Un piccolo yo-yo entra nel cestino ed esce come un fantastico dispositivo. Ora Ladybug e il suo yo-yo sono inseparabili. Oh oh, una bambina enorme sta attaccando Parigi! Cosa ci fai qui, tesoro? Ti sei persa? Ladybug va a salvare la città! Hello. Parlare con la bambina non ha aiutato! Deve essere a causa di Papillon! Va bene, il mio yo-yo può gestire tutto! La bambina è caduta a terra! Ladybug ha neutralizzato l'Akuma! Parigi e la bambina sono salvi! Svuota un astuccio! Abbiamo bisogno della cornice di un temperamatite! Una coccinella ci sta salendo sopra! Oh! Gli ha cambiato colore! Delinea sulla gomma piuma! Sigilla il fondo! Attacca le cinghie! Taglia l'estremità di un tappino e attacca un paio di turbine nere! Il filo si trasforma in una molla! Aggiungi i pulsanti. Questo zaino speciale è pronto per volare nel cielo. Ladybug sta mangiando un gustoso croissant. Una gattina si arrampica su un albero. Un cane le dà fastidio.
Ehi, tesoro, sei troppo rumoroso! Oh, hai fatto arrampicare sugli alberi tutti i gatti della zona! Per fortuna ho uno zaino speciale! Ladybug accende le sue eliche e vola in alto! Ha salvato tutti i gatti uno ad uno! Ora i gatti sono al sicuro! Benvenuti a casa! Nessuno vi farà del male! Tutti i gatti le fanno le fusa! Ladybug è cresciuta! Sì, sono un adolescente adesso! Quale outfit vorresti, fashionista? Magari un vestito? Non è il mio stile! Oh, ne vorresti uno lilla? L'orso ha accettato di condividere un fiocco! Fai un top! Un nastro a pois si trasforma in una minigonna! L'abito le sta davvero bene! Realizza una giacca da motociclista con pezzi di pelle artificiale. Nice! Aggiungi colletto e cintura con fibbia. Aggiungi le borchie. La catenella è un accessorio interessante. Che bel look! Lega i nastri alle caviglie. E le scarpe da ginnastica bianche sono un regalo di Lalilu. Che belle! Sono molto comode. Prendi lo zaino. Puoi portarlo anche a scuola! Marinette va a scuola su un motorino d'epoca! Ehi, Marinette! Sì? Cos'è successo? Volevo solo chiederti come stai! Sto bene! Adoro la tua giacca! Ragazze, Adrien è qui! Eccolo! Oh, è bello come sempre! Oh, non è niente di speciale! La gomma piuma rossa si trasforma in una borsa dei trucchi. Ritaglia i pezzi utilizzando un modello e uniscili per creare una scatola. Aggiungi gli accessori, così il coperchio non andrà perduto. Apri e chiudi. Aggiungi la stampa pois. Una coccinella è strisciata proprio dove si trova la chiusura. Proteggerà i trucchi. C'è uno scomparto per tutto. È facile truccarsi e non dimenticarsi nulla. Marinette sta mandando un messaggio ad Adrien. Oh, non posso credere che mi abbia invitata ad un appuntamento! Devo truccarmi, sono così ansiosa! Non preoccuparti, sono un'esperta! Ok, via questi! Possiamo usare questi! Inizia con il rossetto! Oh, ok! Marinette si sta truccando. Grazie, Tiki! Non sapevo che fossi brava con il trucco! Un Kwame ha talenti di ogni tipo! Adrien sta aspettando Marinette in un locale. Hi. Oh, prendi questo bouquet. Grazie, è una bella sorpresa. Questo è vero amore. Dopo un po', Adrien invita la ragazza nel centro di Parigi. Le ha preparato una sorpresa. Ha fatto la proposta a Marinette. Sì, sì, sì. Dobbiamo cercare l'abito. Il miglior stilista di Parigi ha accettato di farci un vestito. Guarda che stoffe! Un paio di movimenti e abbiamo un progetto. Guarda, cosa ne pensi? Amazing! Oh, è bellissimo! Ora scegli i nastri. That's it! Quelli rossi! Una fascia di tulle decora la sottogonna e diventa anche uno strascico. Le coccinelle si posano sulla gonna. E una è andata sul velo. Fissa il pettinino e mettila tra i capelli. Che bella sposa! Non ci posso credere, è un look perfetto! Grazie, sei un genio! Adrien è nervoso. È già all'altare in attesa della sua sposa. C'è una scia di coccinelle dietro Marinette. La sposa è perfetta! Mette una delle coccinelle sul petto di Adrien. L'officiante sta facendo il discorso. Yes, I do. La coppia ha detto sì. I Kwame li aiutano a scambiarsi gli anelli. Sì, congratulazioni agli sposi! Ci auguriamo che viviate felici e contenti. Plague ci ha procurato dell'argilla leggera e ci ha aiutato anche a stendere l'impasto. Fai degli strati. Questa torta sarà buonissima. Ricopri il primo strato con la glassa.
è dedicato ad Adrian. Il secondo strato a pois rappresenta Marinette. E il terzo strato è bianco con dello sciroppo scintillante. I nostri chef hanno lavorato davvero duro sulla torta. La cerimonia nuziale si è conclusa con il consumo della torta. I kwami stanno inondando gli sposi di coriandoli. So delicious. Ognuno riceve una fetta. Ci auguriamo che la loro vita familiare sia dolce come la torta. La coppia ha avuto due figli. I bambini assomigliano proprio a Marinette e Adrian. Ciao, vi sono mancato? Mi stavate aspettando? Ovviamente! Oh, i miei piccoli bambini! Stanno guardando la TV insieme! Cosa? Godzilla sta attaccando la città? Beh, mettiamo da parte i dolci! Tesoro, vuoi badare i bambini per un paio d'ore? Torno presto! Hai preso il tuo yo-yo? È sempre con me! Stai attenta! Oh, i supereroi sono sempre supereroi! Marinette sogna da tempo un vestito stupendo ed è già l'appendiabiti. No, tesoro, non fa per te. Marinette non ha i soldi per cose del genere. Falle un vestito con del vecchio tessuto di jersey. Una semplice maglietta si adatta perfettamente a Marinette. Crea un cardigan con il tessuto grigio. L'aiuterà a stare al caldo. Realizzeremo delle semplici scarpe rosa da legare con lo spago. I suoi pantaloni sono strappati, le sue scarpe sono sporche. Questa ragazza povera indossa questo vestito da molte stagioni. In un piccolo vicolo parigino c'è una piccola e accogliente casa fatta di assi e lastre di ferro. Marinette Dupin Sheng. Oggi è stata piuttosto dura. Oh no, ho finito la zuppa! Ma un po' di formaggio della mensa dei poveri. Mi lavo le mani e mi metto al lavoro. Ho sempre sognato di diventare una stilista di moda, ma è così costoso. Marinette inizia a disegnare, ma poi si lascia trasportare così tanto che si addormenta. La vita di Adrian è diversa. È estremamente ricco e famoso. Ha delle catene costose al collo. È coperto da un tessuto soffice, che si trasforma in un cappotto elegante. Un ragazzo ricco non può indossare delle vecchie scarpe. Gli stivali dorati sono molto meglio. Mettigli un coperchio di plastica sulla testa. Fammi uscire! Completa il pezzo con una visiera. Abracadabra! Aggiungi i diamanti al cappello. Questo ragazzo è ricchissimo. L'intera città è coperta dai poster di Adrian. Adrian! Fortunatamente Adrian ha la sua sicurezza. La guardia risolve rapidamente la situazione. Tutte stanno aspettando in fila per un autografo. Le fan scattano foto e urlano. Improvvisamente non ci sono più manifesti. Nessun problema. Adrian ha un sacco di soldi. Un autografo sulla banconota. Che fortuna! Ah, ragazze, non spenderò mai questo dollaro. Thank you. Oh, quanto ho dormito. Fuori è buio. È ora di accendere la candela. Marinette raccoglie i tessuti che ha trovato in un cassonetto per creare un vestito. Sarà incredibile! Bene, adesso devo controllare lo schizzo. Oh, c'è un buco nella pagina! Sento un fruscio. Da dove viene? Da dietro l'armadio? Da dietro il letto? No, da dietro il comodino! Wow! Di chi è questo buco? Prendi un ramo come questo. Aggiungi dei punti neri. Crea delle orecchie a spirale di gomma piuma. Crea delle zampe sottili con un pezzo di filo di ferro. La colazione può aspettare. Il vecchio libro ha perso alcune pagine.
fanne un morbido letto. Qui vive una piccola creatura dentro un barattolo tra i pezzi di carta. Oh. Preso! Oh, che topolino carino! Come posso arrabbiarmi con te? Ti darò del formaggio, ma devi smetterla di rubare i miei disegni. Prendi un pezzo di formaggio. Usa un pezzo come questo e della gomma piuma per fare un letto per gatti. È così comodo! Dei pezzi di spiedini saranno le gambe. Metti un nastro di pizzo. Anche il gattino ci aiuta! Riempi i cuscini con l'imbottitura sintetica e chiudi l'estremità con le perline. C'è un'impronta di zampa nel telaio. Oh, riesco a malapena a respirare! Siete così tanti! Sciò! Il letto è vietato, ok? Ma non appena va a prendere il caffè, i gatti tornano a letto. Oh, sembra che gli piacciono i mobili di design. Pronto, ho bisogno di un letto per gatti. Hello. Thanks. Beh, buona inaugurazione della casa! Guardate, i gatti fanno felicemente le fusa. E finalmente ho il mio letto tutto per me! Prendi il fondo di una lattina di alluminio. Wow, ci sono così tante lumache! Stanno facendo una festa! Riempi i gusci con la melma d'argilla. Mettili su una foglia esotica. Fai le posate con il filo di ferro. Un piatto della tradizione francese è servito! È ora della caccia al tesoro! Prenderò la mia rete! La ragazza voleva cucinare le zampe di rana, ma le rane si sono rivelate troppo veloci! Ah, le lumache! Ce ne sono tantissime! Mia nonna le cucinava benissimo! Devo ricordarmi la ricetta! La nonna le faceva cuocere con l'erba. Sembra strano, ma proviamoci! Con cosa si mangiano? Deliziose! Prepara l'impasto con l'argilla da modellare. Ritaglia un triangolo e fai il croissant. Mettili in forno. Oh. Cospargili con oro alimentare. Buon appetito! Controllerò nei pensili. Oh, ci sono soldi dappertutto! E qui? E anche in frigo! Chiamo la consegna in elicottero. I miei dolcetti preferiti! Consegna! Pietra e ramo sono una strana coppia. Crea dei dettagli con del vecchio tessuto. Lo abbiamo cucito alla svelta. Riempilo di fieno. Abbiamo realizzato un manichino. È un po' logoro. Ha un paio di buchi e delle toppe, ma va bene. Proprietà di Marinette. È ora di creare un capolavoro. La giovane stilista vuole un vestito a pois. È ora di realizzare il mio sogno. Ops, ho sporcato la pagina. Esatto, rosso. Devo tingere il vestito. Che bel colore. Che carino. Aiuto! Parigi ha bisogno di essere salvata di nuovo! Non c'è tempo per pensare! Marinette trasforma subito l'abito in un costume da supereroe! Questa trasformazione economica aiuterà a salvare molte vite! Andiamo! Questa bottiglia di shampoo è vuota? Ritaglia il fondo! Aggiungi un elastico
e copri con la pittura dorata. Gli occhiali VR brillano di strass e oro. Adrian ha un gadget esclusivo. Il nostro eroe ha la tecnologia più recente. Ho già giocato a questo. Noioso. Cosa posso fare? Giusto! Adrian indossa un casco ed entra nello spazio virtuale. Adrian, abbiamo un problema! Devi salvare il mondo! Ah? Cosa? Oh, scusa, non ti avevo visto. Mettiamo un lingotto d'oro freddo sul bernoccolo. Chat Noir indossa di nuovo un costume dorato e una maschera d'oro. Arrivo in soccorso! Schiaccia un bicchiere di carta. Il filo di ferro si trasformerà in una maniglia con supporto. Metti una gomma all'interno della pittura acrilica nera e aggiungi dei punti. Il secchio deve essere rosso. Riempi il secchio. Un mostro arrabbiato sta inondando la Parigi estiva di neve e ghiaccio. Un mostro! Andiamo al rifugio. Troveremo un piano. Ladybug, cosa c'è che non va? Brutta mattinata? E tu sembri aver rapinato una gioielleria. Come lo disarmiamo? Ho un'idea. Che ne dici di un secchiello di ghiaccio? Ah, solo fame. Gli diamo da mangiare. Come fa a mangiare così tanto? Sì, la Kuma se ne sta andando. Al posto del mostro, ora c'è solo Susan confusa. Ma cos'è successo? Volevo solo un gelato. Una gemma preziosa è conservata in una tomba egizia. Il tesoro sarà mio. Il cattivo non sa che la gemma è maledetta. Oh no! Chi prenderà il manufatto? Oh. Ehi, Lalilu! Prendi le misure. Ritaglia la sagoma. Aggiungi i nastri sui codini. Macchie di pittura. Ora la maschera. Tocco finale, stivali. Lo stile di Ladybug è cambiato. Cos'è successo? La pietra ha cambiato i ruoli degli eroi. Cosa mi è successo? Questo è ancora più cool. Che cambiamento! Non ti serve più la gemma. È mia. Hey, rimetti giù la gemma. Torna indietro. Assolutamente no! Cosa succederà ora? Cosa c'è nella scatola? Pitture! Dipingi la scatola! Attacca un pad! Il codice non sarà facile da decifrare! Prendi parte del tesoro del drago. Lingotti d'oro. Gioielli. Ladybug è diventata cattiva. L'allarme? È ora di andarsene. Fermati, restituisci ciò che hai rubato. Non mi scapperai. Oh no, un gattino chiede aiuto. Piccolo, ti salverò. Sì, caro, sto andando a fare shopping. Cosa fare? Salvare il gatto o catturare la cattiva? Salvare vite è più importante. Oh, chi ne avrebbe dubitato? Sei un vero eroe. Un tronco. Taglialo in bastoncini. Realizza un treppiede. Questo non serve. Dipingi il cavalletto in modo che sembri legno. Ritaglia una tela. Tutto è pronto per la creazione di un capolavoro. Hello. Un bouquet per la mia bellezza. È ora di fare casino. Beh,
Bene, bene, adoro i cocktail. Signorina, è mio! La famiglia sta organizzando una festa di rivelazione di genere. I palloncini stanno volando via. Addio! Cosa oggi? Pronta per una sorpresa. Che coppia affascinante. In posa, piscioncini. Hai finito? Per favore, sii paziente. Che ne dici adesso? Il dipinto è completo. Il tocco finale. Non capisci niente di arte. Tesoro, perché fai così? Stai indietro. Cosa le è successo? Incolla un cubo. Pianta dei fiori. Aggiungi alcuni ramoscelli. Il terrario delle farfalle è incantevole. Bellissimo! Il buon Papillon si prende cura delle sue amate farfalle. Innaffio i fiori. Oh, che bella giornata! Niente può rovinarla. Solo io e le mie amiche alate. Cos'è questo rumore? Prova a scappare. Oh no, il retino ha colpito i fiori. Nessuno può fare del male ai miei amici. Fermati subito. Che cosa hai fatto? Che spasso. Un uovo miracoloso. Ritaglia le ali da una cartelletta. Wow, sono mobili! Aggiungi un disegno. Attaccale all'uovo. Hi. Prendi un magnete. Ladybug ha le ali. Ops, sono in trappola! Cambia idea prima che sia troppo tardi. Fidati di me! Potere supremo, l'ultima possibilità. Fermati. Prendi. Non è scivolato. Bomba fumogena. Fermati, polizia. Sei in arresto, criminale. Questa è una calunnia. Play-Doh. Prendine un pezzo. Prendi le forbici. Taglia una striscia. Attaccala al manico. Copri con lo smalto gel. Stai molto attento con la sega. Questa pericolosa criminale è stata catturata. Eccellente, facciamo delle foto. Ecco la tua cella. Rifletti sul tuo comportamento. Scapperò. Ci abbiamo provato tante volte, ma non avevano i guanti. Ti aiuterò come posso. Cosa? Mastica le sbarre, Tiki. Ok. Ci serve una sega. Tiki, trasformati. Andiamo. Oh, yes. Libertà! Ma... Shh! I prigionieri sono scappati! Prendi della carta decorativa. Scrivi libro dei diamanti. Un blocco di pagine. Inseriscilo. Che voci curiose! Il libro è molto misterioso. Devo trovare un modo per salvare Ladybug. Dov'è la risposta? Quale libro scegliere? Interessante. Cosa? Un passaggio segreto? Nella stanza segreta è nascosto un libro. Wow, proprio quello di cui ho bisogno. Per salvarla devo rompere il diamante. Cambierà di nuovo gli eroi. Ho il libro! Ottima pesca! Ritaglia un cerchio. Quante farfalle! Il profumo li attrae. Oh no, è una trappola!
Papillon ha deciso di tessere una rete per Ladybug. Solo l'astuzia può catturarla. Sto preparando un'imboscata. La cattiva è vicino. Non c'è nessuno in giro. Presa! Spero che tu sia a tuo agio. Oh no! È in trappola. Pronto, Chat Noir? Ladybug è qui. Non abbandoniamo gli amici. Non puoi farlo. Non ci sono leggi per noi. Prendi un pezzo di polistirolo. Leviga i bordi. Taglia un pezzo. Color metallo. Campanellino e orecchie. Ora siamo onnipotenti. È brutto compiere azioni malvagi, Ladybug. Ho capito come risolvere il problema. Stai indietro. Mi piace essere cattiva. Ecco cosa ti controlla. Cosa hai in mente? È ora di sbarazzarsi della pietra. No! Troppo tardi. Sono tornata me stessa. Ladybug, mi sei mancata tanto. Andiamocene di qui. Beh, è ora di tornare ai nostri doveri da supereroi. Cosa c'è scritto qui, eh? Chi c'è? Ah, la borsa! Restituiscila! Che spudorato! Il supereroe in soccorso! Dov'è scappato il ladro, nonna? Ti ho preso, ladro! Ah, si sono distratti! La scatola dei Miraculous! Tiki! Scegliamo una bambola. Dipingila di bianco. Magia dei Kwami. Delinea gli occhi. Adorabile! Prendi uno spillo. Piegalo. Una coda glitterata. La piccola Tiki è semplicemente adorabile. Sono fortunato. Cosa nascondono nella scatola? Interessante! Non ci prenderai! Kwami dispettosi! Presi! Lasciaci andare! Nella gabbia non scapperete da qui! Spettatori, premete il pulsante mi piace, così ci salveranno presto! Un vecchio secchio. Meglio in bianco. Prendi la colla. Incolla al secchio. Uno spazzolino. Separiamo le setole. Un manico lungo. Aggiungi i colori. I pois. Un secchio di colla. Dove sono i nostri Kwami? Stampiamo i volantini. Porto la stampante. La carta. Via. Tiki e Flag sono scomparsi. Credo che ci sia abbastanza colla. Prendo il pennello. Andiamo ad appenderli. Cominciamo da qui. Colla. Io attacco. I volantini sono ovunque. Evviva! Ottimo lavoro. Cosa? Nessuno dovrebbe vederlo. Ah, che ragazzi odiosi. Le coccinelle hanno scelto una bambola. Grazie. Pronta per la trasformazione. Wow, riesco a vedere tutto! Applica il rossetto, il fard, una salviettina in testa. La base è pronta. Falle crescere i capelli, antenne sottili, applica una macchia. Scegliamo il tessuto a pois, l'ali cadabra, ora il tulle. Una sottogonna soffice, fatto! Ritagliamo un fiore. Una gonna. Maniche. Giro collo. Calze. Tiki si è trasformata in una ragazza affascinante. Silenzio, perché fate rumore? Lasciatemi leggere in pace.
addormentato. È ora di scappare. Scuotiamo la gabbia. La gabbia è caduta. Ah, cosa? Dove? Tornate qui. Vola. Dove sono? Ah, eccovi. Ah, ve la faccio vedere. All'improvviso tutto si riempie di fumo. I Kwame si sono trasformati in umani. Dove sono? Neutralizziamo il cattivo. Ve ne pentirete. Usciamo di qui, presto. Oh no, le sbarre sono scese. Ti salverò. Aspettami, torno presto. Prendiamo questo vecchio strumento. Fai un buco. Rendilo metallizzato. Un cerchietto. Avvolgi i manici con il nastro. Spennella. Tronchesi in metallo. Guardiamoci intorno. Verdure? Cereali? Stufetta? Come posso aiutarti? Certo, questo è ciò di cui ho bisogno. Aspetta, i soldi! Soldi? Non ne ho mai sentito parlare. Grazie. Tiki, come stai? Plug, sei tornato. Ti faccio uscire adesso. Le tronchesi hanno salvato la situazione. Sei libera. Il mio eroe. Pare che si piacciono. Prendi dell'argilla leggera. Mettila nel forno. I nostri biscotti al cioccolato sono pronti. Cosa manca? Svuota un barattolo. Sgrassa la superficie. Dipingi di rosso. Copri con la pittura. Un'etichetta carina. Inserisci la carta. Una scatola piena di biscotti. Ottimo ristorante! Questi sono per te. Wow, adoro i biscotti! Cameriere! Portaci il formaggio migliore. Un camembert invecchiato 10 anni. Buon appetito! Evviva, prelibatezze! Oh, interessante! Puzza! Esatto, un gustoso formaggino! Il cagnolino ha fame! Ti sei perso? Lo accompagno! Ha un odore terribile! Lo butterò via mentre Plug non c'è! Sono tornato! Dov'è il formaggio? Che formaggio! Il cane ha annusato qualcosa. La coppia continua l'appuntamento nel parco. Che serata meravigliosa! Non funziona! La nostra ricerca è fallita! Sono i nostri Kwame! Tiki! Plug! Che incontro! La scatola dei fiori. Facciamo un mazzo di fiori. Una foglia. Oh, le rose! Avvolgi il gambo con un nastro. Un bouquet da sposa elegante. Il giorno della festa è arrivato. Sono arrivati tutti gli ospiti. Yeah, okay. Sono felice per loro. Dov'è Tiki? E se non si presentasse? Ecco la sposa. Sono qui. Volete essere marito e moglie e amarvi per sempre? Pronte a prendere il bouquet? Lancialo! Pronte? Scrivi nei commenti chi prenderà il bouquet. Lo prendo io! Voglio sposarmi! Chi sarà la fortunata? Oh, la mia felicità era così vicina! Wow, sono fortunata! Non esistono coincidenze! Scegli il tessuto leggero. Ritaglia i pezzi. Piega i dettagli. Cucili insieme. Ora è il momento di riempire la copertina. Usa un po' di imbottitura. Un morbido cuscino. Ha bisogno di un po' di colore. È un piacere dormirci insieme. Tiki sta guardando una serie con dei popcorn. È ora di riposare, amore mio. Ma mi sono appena seduta. Beh, ok. La coppia si è sdraiata. Plug si addormenta all'istante. Tiki soffre di insonnia. Come faccio?
Tiki, cosa c'è che non va? Non riesco a mettermi comoda. Come posso aiutarla? Pensa, pensa. Ci serve un cuscino. Pronto? Consegna d'emergenza. Aspettiamo. Sì, il corriere. Sorpresa, mia cara. Oh, che bello, un cuscino gattino. Sei un marito così premuroso. Tiki si addormenta dolcemente. La capsula è atterrata. Bambini! Togliamo la pittura. Disegna gli occhi. Ridipingi i capelli. Prepara i modelli. Cuci dei piccoli costumi. Proviamoli! Cappelli con orecchie. Questi bambini sono le copie di mamma e papà. Tiki ha deciso di fare un po' di pulizia. È ora di fare pulizia! Lavo il pavimento. Colgo la polvere. Plag! Puoi correre al negozio. Porta i sacchi della spazzatura. Certo. È pulito. Oh, oh, sembra che... Oh, cosa dovrei fare? Tesoro? La mia pancia. Oh no, sbrigati, prendo le valigie. Fatto. Andiamo, con attenzione! Tiki viene portata nella stanza. Ti raggiungerò! Aspetta nell'ingresso. Che emozione! Gemelli! Che gioia! Prendi il contenitore. Pittura rossa. Immergi il pennello. Una seconda vaschetta. Aggiungi pois. Dipingi i bastoncini di nero. Installa le culle sulle gambe. Una accanto all'altra. Appendi il baldacchino. Stendi il materasso. Delle comode culle per bambini in stile Ladybug. Presto! I nostri bambini! La mamma è qui! E anche papà! Che odore! Qualcuno ha bisogno di cambiare il pannolino. Bambino pulito! Aspetta, sento ancora puzza! Cosa potrebbe essere? Forse viene da qui? No, è pulito. Non riesco a capire! E questa cos'è? La mia invenzione è la giostrina formaggio! Ah, capisco! Non ti annoierai mai con la famiglia dei Kwami.